tutti gli amici di Total Photoshop, ben ritrovati. Oggi andremo a parlare un pochettino di quelli che sono i filtri e gli equalizzatori con Audition. I filtri e gli equalizzatori sono degli effetti che ci permettono di andare a modificare le frequenze che abbiamo all'interno dei nostri file audio in due maniere un pochettino differenti. Andiamo a vedere un pochettino quello che riguarda gli equalizzatori. Andiamo sempre sotto il nostro menu in alto, sotto effetti, e andiamo ad utilizzare proprio questo sottomenu come filtro ed equalizzatori con questi effetti, dove abbiamo il filtro FFT, quindi Fast Fourier Transform. Non bisogna ricordarselo a memoria, ma è una tipologia per modificare le frequenze dei nostri file. Abbiamo tre tipologie di equalizzatori grafici che andiamo a vedere poi: il filtro elimina banda e l'equalizzatore parametri. Andiamo a vedere prima gli equalizzatori grafici. Quindi abbiamo questo qua, che è quello a 10 bande, vuol dire che va a spezzare quello che è il nostro spettro delle frequenze dai 20 Hz, come abbiamo visto anche in alcuni vecchi video tutorial, ai 20 kHz, che è la banda di udibilità umana, e quindi quello che effettivamente riusciamo a sentire e che è presente all'interno dei nostri file audio. E la suddivide in 10 bande diverse, quindi 10 porzioni di frequenze che possiamo andare a modificare in maniera autonoma. Oppure abbiamo quello con 20 bande, quindi va a suddividere il nostro spettro sempre tra i 20 e i 20 kHz, in questo caso 22 kHz, in 20 bande diverse, e poi ovviamente quello a 30 bande, che lo suddivide in 30. Quindi utilizzando questo si ha una maggiore precisione rispetto alle frequenze che andremo a trattare. Però per convenienza solitamente si utilizza questo a 10 bande, poi ovviamente dipende dall'utilizzo che ne dovete fare. Vi faccio un esempio. Se andiamo a prendere quello a 20 bande, giusto per essere un filino più precisi, vi faccio un esempio. Qua sotto ho preparato quello che è il loop che abbiamo utilizzato anche nel vecchio video tutorial, nell'ultimo video tutorial, che è una batteria. Mettiamo caso che vogliamo modificare il suono di questa cassa, che poi non è poi così bella. Ok, possiamo andare a modificare le frequenze che sono inserite in questo che sono all'interno di questo piccolo campione, e andiamo a modificarcelo. Ok, andiamo a vedere un pochettino anche quelle che sono le componenti. Sono al di sotto dei frequenza. Andiamo a modificare, ok, a capire un filino meglio quali sono le frequenze che sono presenti qua. Ok, quindi sono al di sotto dei 500 Hz innanzitutto. Ok, e andiamo ad aumentare in questo modo, o a diminuire a seconda delle nostre esigenze, quelle che sono le frequenze della cassa. Io vado a enfatizzarle molto per cercare di capire effettivamente dov'è il suono. Con il nostro tastino qua possiamo andare a sentire la differenza tra il prima e il dopo. Quindi abbiamo aumentato parecchio quello che è il nostro suono. Ok. Ok, quindi siamo andati a modificare il suono della cassa. Vediamo un pochettino come suona. Vogliamo modificare anche il suono del rullante, andiamo a modificare il punch, così si dice, così del suono della, sentite la differenza? Ok, forse è troppo, e quindi siamo andati a modificare per intero quello che è il nostro
nostro ascolto, vediamo. Quindi siamo andati a modificare con un equalizzatore quella che è la qualità, quindi i nostri segnali dell'audio. C'è un secondo metodo che è quello che vi ho un pochettino introdotto prima, che è questo qua della Fast Fourier Transform. Ed è un metodo un pochettino differente ma più naturale per modificare quelli, per equalizzare, quindi per modificare il nostro spettro del suono. Abbiamo la possibilità anche di crearlo, di utilizzarlo come effetto vero e proprio, non soltanto per andare a migliorare la qualità del suono. In questo caso, per esempio, è quello. Andiamo a prenderci, ok. Il predefinito è questo, vuol dire che è flat, vuol dire che non c'è modificazione del suono. Il nostro suono è rimasto originale. Andando a modificare le impostazioni, andando a cliccarci sopra, abbiamo la possibilità di andare a modificare in maniera un po' più naturale. Quindi questa variazione prende anche le frequenze di fianco, diciamo, rispetto alla frequenza principale, che è quella del quadratino che noi andiamo a modificare. E nel momento in cui ci soffermiamo, andiamo anche a visualizzare quella che è la frequenza che abbiamo preso e di quanto la stiamo modificando. Quindi in questo caso potremmo andare ad abbassare tantissimo le basse frequenze piuttosto che ad aumentare le alte frequenze. Proviamo ad aumentare le basse. Sentiamo che effettivamente in questo caso possiamo andare a filtrare quello che è la nostra caratteristica del file. Possiamo usarlo anche come effetto, dicevo prima, per esempio come telefono ricevitore. In questo caso si andrà a modificare il suono e renderlo simile come se fosse uscito da un ricevitore telefonico. Ecco, abbiamo visto come utilizzare gli equalizzatori con Audition e creare, anche volendo, degli effetti molto carini, andando a modificare lo spettro del suono principale di base e quindi andare a renderlo particolare, ad accentuare delle cose che vogliamo aumentare o eliminare delle frequenze che possono dare fastidio. Per questo è tutto, al prossimo video tutorial. Ciao!